Iniziamo. Allora, questa sera c'è il Movimento dei Forconi qui con il rappresentante, il signor Mariano Ferro, che hanno chiesto questo l'aula consigliare per fare una riunione pubblica alla cittadinanza e anche ai consiglieri. Ringrazio tutti i consiglieri comunali, gli assessori presenti che sono stati avvisati, il sindaco, il dottor Carlo Scipetta, e poi tutti i cittadini per essere presenti. E allora, come dicevo, il Movimento dei Forconi ha chiesto l'aula consigliare per dire una pubblica riunione per portare a conoscenza a tutti i cittadini l'evacuazione della protesta che è stata nei giorni passati, nel mese di gennaio, e continua con una protesta simbolica che hanno fatto, per quanto mi risulta, nel comune di Palazzolo, una protesta simpatica, nata, composta, senza nessuna, come si poteva dire nei giornali, si è letto che qualcuno ha esagerato, ma a Palazzolo, io posso parlare solo di Palazzolo perché ho assistito ogni giorno, ho visto, ho parlato anche con i componenti del Movimento dei Falconi di Palazzolo, è stata una manifestazione simbolica, ordinata, ed è giusto perché ognuno ha il diritto di protestare, di dire la sua in questo momento anche di difficoltà, che non è solo Palazzolo, è in tutta Italia e forse anche in tutta Europa. Per una serie di congiunture ci sono aumenti di prezzi di benzina, altri tipi di aumenti, tagli ai comuni, che ne sappiamo tanto, il sindaco ne sa più di me, certamente. E allora, è una forma di protesta che deve essere accettata, giusta, senza disturbare nessuno, perché è un fatto simbolico del comune occupato. Il comune non è stato occupato perché ha svolto regolarmente tutte le funzioni giorno per giorno senza che nessuno abbia disturbato qualcuno o gli impiegati oppure la pubblica amministrazione senza insultare nessuno. Mi sembra corretto dire questo perché l'ho visto con i miei occhi ed è giusto. Bene, dopo questa breve introduzione io direi di lasciare la parola al rappresentante Mariano Ferro, il rappresentante del Movimento dei Falconi, non so, della provincia di Siracusa, del coordinamento regionale, lascio la parola a lei, poi c'è il sindaco e poi chiunque volesse intervenire per portare un suo contributo a questa anche delle domande per capire anche quali sono tutte le motivazioni, dopo che farà l'introduzione la relazione del signor Mariano Ferro. Prego lei. Grazie Presidente, io voglio augurarmi, così come diceva il Presidente, che questa manifestazione possa continuare, questo sciopero che non è finito il giorno 21, possa continuare così come sta continuando a fare tranquillamente, serenamente, perché in tutti i presidi non è successo nulla. Eravamo violenti, eravamo mafiosi, è stato detto di tutto e di più. Purtroppo per loro si è verificato che tutto questo non è accaduto. Sta continuando la raccolta delle firme, questi presidi che servono soltanto a tenere la fiamma accesa per quello che è accaduto. E vi devo dire che oggi a Palazzolo ancora non lo sanno in tanti, praticamente è la prima volta che lo dico. Pare che a tavolo di Roma il governo nazionale si stia lavando le mani. Questa è una notizia di qualche ora fa. Praticamente la piattaforma che è stata portata a Roma non credo sia almeno, che sarà esaurita in qualche punto, perché troppi sono punti importanti, e questi punti importanti pare che in questo momento non si possono soddisfare. Il Presidente Lombardo più volte ci ha detto di fare questa battaglia insieme, purtroppo però per lui e per noi c'è un problema, ed è il solito scaricabarile che si fa. Il governo di Roma dice avete avuto 14 miliardi di euro, 12 di fondi strutturali, 2 il PSR, è stata spesa solo il 12% di questa cifra. Quindi
da parte del Presidente diventa difficile protestare per le rivendicazioni di Sicilia. Solo che noi siamo tutti del sistema. E vi devo dire che questa è la mia sensazione di oggi. È arrivata qualche telefonata, perché tornare non è stata. Non sapevano nulla, quelli che me l'hanno detto e me l'hanno chiesto non sapevano nulla di quello che sta accadendo a Roma. Mi è arrivata qualche telefonata per ritornare all'estate. Sinceramente, credetemi, io oggi sto vivendo una brutta giornata, perché sono da una parte, vorrei dire a tutta quella popolazione che è scesa nelle strade, finalmente abbiamo raggiunto il risultato. So perfettamente che non sarà così, dall'altra la gente vuole ritornare nelle strade. Il problema però è uno, che ci facciamo di nuovo male e credete che non ci possiamo fare, veramente. Che cosa dobbiamo fare? Perché il problema ora lo decideremo con calma, in modo sereno, nei prossimi giorni. Ma qui c'è una cosa che non può essere. Quello che è accaduto non può essere stato un buco nella lampada. Perché in questo momento i conti regionali, i conti nazionali purtroppo sono questi. Ma tutto quello che è accaduto non può diventare, non può svanire nel nulla. Noi questa volta a casa, volendo o volendo, dobbiamo portare qualcosa. E quando diciamo qualcosa, anche abbandonando quei punti, uno per uno, potremmo parlare di quel punto che è stato messo al tavolo a Roma, che dice federalismo fiscale. Non è mai accaduto che i siciliani abbiano portato a Roma, con il loro Presidente della Regione, questo punto all'ordine del giorno. Federalismo fiscale significherebbe per la Sicilia lasciare qui gli 8-9 miliardi di euro delle tasse delle compagnie petrolifere che vanno a Milano, perché le sedi legali sono a Milano. Per noi sarebbe forse un girare pagina. Praticamente alla fine si tratta, insomma, federalismo fiscale, per la parola moderna, si tratterebbe di attuare lo statuto siciliano. Ho un problema economico a fare per portarci a casa del futuro. E noi in questi giorni dovremmo discutere, ma anche in fretta, per capire come dobbiamo fare. Io devo dirvi che andrei volentieri a Roma, solo che per andare a Roma non possiamo portare 5.000 persone e nemmeno 10.000. Per andare a Roma dobbiamo organizzarci e organizzarci bene. Per organizzarci bene, tra l'altro, ci sono i soldi, perché molti per andare a Palermo non sono venuti perché non avevano 10 euro in tasca per pagarsi l'autobus, perché tutto quello che è accaduto a Palermo è stato fatto a spese nostre. Quelle 15.000 persone che erano a Palermo sono venute a Palermo a spese nostre, a spese di ognuno di voi, e non gliela ha pagato nessuno il biglietto. E però ora queste 15.000 persone hanno bisogno di avere le risposte, perché sono andate a Palermo per un motivo ben preciso, perché vogliamo cambiare pagina in questa terra maledetta, perché questa è una terra che è stata colonizzata da sempre, offesa dalla mafia, offesa dalla collusione politica mafia, offesa dai 30 deputati che oggi sono al Parlamento e che sono là indagati, condannati, ma sono 30 deputati, sono un terzo del Parlamento regionale che dovrebbe legiferare per noi. Tutto questo è il risultato oggi di un potere politico che ci ha distrutti, insieme a quello sindacale e associativo. Questo è il risultato oggi. Se faccio un quadro generale, io dico, amici miei, non ce ne siamo. Ve lo dico chiaro, siamo pochi, ma lo dico con consapevolezza, non ce ne siamo. Non ce n'è soluzione, non ce n'è. Soluzione che l'Italia vada fatta. L'Italia vada fatta così come vada fatta la Sicilia. Io più vado avanti nella discussione, più incontro persone, più dico che non ci sono soluzioni, perché la politica si è incartata, ormai non è, è impotente. La politica è impotente, ormai non riesce a risolvere nemmeno i problemi magari più spiccioli. Io dico che stiamo arrivando, ci stanno portando, non ci stiamo arrivando noi, non ci stiamo arrivando noi, ci stanno portando alla Grecia. Il trattato, la ratifica che verrà votata domani a Bruxelles, del libero scambio con il Marocco, è un'altra provocazione pura. Non sappiamo se i nostri deputati europei voteranno questa cosa, domani vedremo, poi avremo sicuramente l'elenco di chi ha votato sì e di chi ha votato no, ma sarà così. Ovviamente non cambia nulla rispetto a prima, ma è la ratifica, un trattato che dice
praticamente noi siamo fuori dal mondo, fuori da ogni competenza, da ogni concorrenza, perché noi non possiamo competere con questi paesi, lo sanno tutti, perché sì, bisogna dare spazio ai paesi extracomunitari, non c'è dubbio, perché anche loro devono portarsi avanti, vivere, evolversi, ma sicuramente non possono farlo a spese del mondo occidentale che deve tornare indietro. Dobbiamo darci delle regole. Qui siamo davanti a una globalizzazione senza regole, noi stiamo pagando lo scotto di una globalizzazione senza regole. Qui arrivano i cinesi così di punta in bianco, sono arrivati i cinesi e portano la colla di pomodoro cinese che diventa l'Italia e diventa italiana. Avete visto stamattina cosa è successo con la foresta al mercato di Catania che è in Palermo? Stamattina al mercato di Catania che in Palermo c'è stata la foresta. Non so perché la foresta, ma c'è la foresta. La foresta è andata là perché c'era l'invasione dei prodotti dell'Irlanda, dalla Grecia, dalla Tunisia, l'invasione dei prodotti, però che diventano tutti siciliani. Evidentemente avevamo detto qualcosa di vero, finalmente però qualcosa si muove. Quello che è successo a Vittoria, 15 box che sono stati chiusi, ma vanno lo stesso anche qui, non è tanto il tunisino, il cinesino tunisino che diventa siciliano, il latte che viene dalla Polonia uccide il latte di Montiplay, Gesù, dove diventa siciliano anche quello. E le aziende zootecniche dei Montiplay vanno a fare in queste zone dei Montiplay, oltre a questa agricoltura così fatta di zootecnia, qui c'è. Che cosa rimane? Non rimane nulla, ecco perché ai sindaci noi diciamo una cosa. E il sindaco Scipetti è uno di quelli che sta, diciamo, collaborando, è stato d'accordo al primo momento. Cari sindaci, mettetevi le fasce e mettetevi le manine, perché il vostro territorio sta affondando. Ai vostri partiti dovete dire una cosa. Guardate, chi ha votato l'ultima nuova finanziaria? Ci stanno dicendo che è un governo tecnico, ma è un governo tecnico che... Questo è un governo politico, votato dal PD e PD, che fra un anno probabilmente litigheranno di nuovo sulla soluzione dei problemi, ma oggi stanno collaborando a massacrare le imprese e le aziende. Ai vostri partiti, caro sindaco, dovete dire una cosa, se continuate così ci divertiamo dai partiti, dirvi, perché stanno uccidendo voi e i vostri cittadini. Perché questo sta accadendo? È un meccanismo che ormai, ripeto, è diventato troppo fuori dalla realtà. È troppo fuori dalla realtà. Cioè, stanno votando per avere un bagliaio in campagna, perché in campagna di quella zona, ora sa fare a Ricci. Ma va a fare a Ricci. Un signore può fare, dicevo, dobbiamo dilazionare i debiti della sede o delle banche, o bloccare i miglioramenti. Li possiamo bloccare, ma fin quando in campagna non si guadagnerà, non si avrà reddito dalle campagne. Anche se li blocchiamo o li utilizziamo in 60 anni, ma va a pagare? Come si fa a pagare i debiti oggi? Questo è il problema. E come si esce da questo impasse, da questo handicap che abbiamo? Non ce n'è soluzione. Non ce n'è soluzione. Invece possiamo fare tutto quello che vogliamo. Possiamo dire ora avete voglia di fare domani, perché poi possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo girare e coprire e fare una cosa. Settorizzare i problemi, proprio farli appezzettini e cominciare dai problemi come se facessimo, non lo so, una parcellizzazione dei problemi. Possiamo farlo e ne risolviamo uno a uno, non ne risolviamo uno, ma se il contesto è questo, noi anche se risolviamo i problemi, non risolviamo nulla, non risolviamo nulla, perché siamo nel contesto, siamo di domani mattina, ritorniamo nel sistema e il sistema è quello che ci ha portato a questo punto. Non può essere questa cosa, non può essere, non può essere che le arance a 5 centesimi vengono vendute a 3,90 euro a niente, non può essere questa cosa, non può essere che il latte a 30 centesimi e poi probabilmente viene mischiato con latte polacco e viene venduto magari a 60-70 dopo che c'è stato poi la sono stati presi tutti i prodotti che vengono fuori dal latte, dalla pasteurizzazione. Cioè tutto questo è un meccanismo che non dà, non guarda all'uomo, all'impresa, sta guardando alla commercializzazione, al mondo finale, a quello del consumatore, ma al commercio finale, guarda la grande distribuzione, l'interesse della grande distribuzione, guarda l'interesse della finanza, non guarda a quello che è stato negli anni 80, 70, 80, lo sviluppo delle tali di questi paesi, sta guardando, è un sistema che sta guardando al prezzo finale,
sta guardando alla finanza che determina i mercati finanziari più totali di tutto il mondo e che non guarda più all'impresa, all'uomo, alla famiglia, all'uomo, guarda all'altro. E non si può ancora andare avanti così, perché ormai ci sono persone con le spalle al muro. Ieri si è ucciso un altro padre, noi abbiamo deciso di non suicidarsi, abbiamo deciso di fare la guerra, la faremo la guerra al sistema, questa la faremo, la guerra al sistema la faremo, fin quando non ci ascolteranno. Guardate, dopo che mi hanno detto che a Roma si stanno lavando le mani, onestamente si è preso poco la fantasia, ci stiamo a fare, quale iniziativa possiamo prendere? Non sapete quale, un altro mi è passato per la mente. Andiamoci nelle sedi dei partiti, a Palermo, a Catania, a Siracusa, a Messina, nelle sedi dei partiti, impariamo i partiti, andiamocene a Roma, andiamocene dappertutto, qua bisogna far capire che non vogliamo morire. Una cosa è certa, e dobbiamo dire a questa politica, a questi governi che non vogliamo morire. Dici, ma qual è un risultato? Il risultato sarà, io lo dico così perché con grande, non lo so se è paura oppure, mi piace sapere finire, è un greco, non ce n'è discussione, perché guardate, io ieri ero al Consiglio Comunale di Palermo, entrando nel palazzo, non mi dice, non mi sembra, no, in un altro mondo, veramente, in un altro mondo perché sembra di non è un altro tempo, uscendo in via Macquera, in via Libertà, con il Sottosegretario Emanuele, parli con i negozianti e c'è il disastro, ma c'è dentro al palazzo, c'è una politica che sta guardando il silenzio, sta pensando agli accordi per il sindaco di Palermo, sta pensando a non firmare la mozione, alcuni elementi che hanno firmato il partito, l'UDC ha firmato la mozione di sfiducia a Lombardo, alcuni elementi hanno denunciato Lombardo e non firmano la mozione di sfiducia. Tutto questo però si ripercuote poi nella vita di un governo regionale che decide per la vita dei siciliani. Cioè i meccanismi che si mettono in moto nella politica sono avulsi, fuori completamente dal mondo, perché non stanno pensando a quello che accade fuori al negoziante perché ci arriva la moneta della sedia e nessuno si è accorto che la moneta della sedia ti arrivano 300 euro di lentezza urbana e poi quei 300 euro diventano 1000, ma nessuno se ne è accorto, un piano dice vabbè noi li vinci da sempre. Non è così, non è così, perché la politica ormai oggi ha messo praticamente da parte i problemi della gente e sta guardando al mondo all'interno della politica. Una fra tutte, signor sindaco, questa gliela devo ufficialmente, la legge elettorale che stanno pensando di fare a Roma, ma voi dovete mandare un documento a Roma, tutti i sindaci, io l'ho chiesto ieri al Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, dovete dire a questi partiti che se qui fanno questa legge elettorale, che sembra non c'entra nulla, attenzione, con i nostri discorsi, la legge elettorale dei nominati deve saltare, perché se no salta le tappe. Perché se noi abbiamo una democrazia commissariale, perché qualcuno decide di portarsi in Parlamento e deve dire sì e deve dire no, non guarderà domani al suo territorio in questa eletto, guarderà a capo per farsi le leggi. I problemi del territorio saranno sempre pronti ad essere messi in campo per prendere in giro la gente, perché poi alla fine facciamo finta che affrontare il problema, più importante che la mia, io metto una lista poi io giro di legge. Qual è il problema? La democrazia la vogliamo di nuovo. La democrazia la vogliamo di nuovo. Questo che è anche il momento di più buono, io l'ho detto ieri a Palermo, che ovviamente non è, sento offesa ovviamente, non voglio offendere il Palazzolo, ma nemmeno altro che la mia città, quindi devo figurare. Ma ovviamente il Consiglio Comunale di Palermo è il Consiglio Comunale del capoluogo delle regioni. Io ho detto scrivete ai vostri partiti perché noi siamo pronti ad andare davanti alla casa di Berlusconi ad Alba, di Bersani a Bologna e di tutti. Dopo ci facciamo una guerra, dopo è guerra. Perché noi vogliamo, vorrei vedere io, attenzione, quale ministro dell'interno ci manda, la prima volta che ha agito. Perché chiediamo la democrazia, ma dove si vede sta scena? Perché chiedono la democrazia, un popolo che chiede la democrazia, e solo perché, siccome siamo arrivati a questo punto perché da cinque anni, parliamo con quattro assessori regionali, un presidente della regione, parliamo con tre ministri dell'agricoltura, Zaia, Calan e poi Romano. Con questo non parliamo perché a quanto ho capito pare che sia tecnico rispetto ai fondi comunitari, ma alla fine ancora non ci siamo parlati, ma forse non ci sarà nemmeno voglio ricordarci perché a quanto ho capito dal tavolo non verrà fuori nulla. Però tutto questo viene fuori da lì, dalla sordità che c'è, la sordità che c'è in questo mondo politico viene fuori da lì,
viene fuori dal disinteresse verso i problemi dei territori. Ora domando io a me stesso, siamo esagerati oppure stiamo guardando in modo catastrofico la realtà economica dei nostri territori, oppure è una verità che c'è un disastro? Questa è la domanda che faccio, perché quante tasse che noi, siccome ci incontriamo fra persone che hanno aziende in difficoltà, imprese in difficoltà, incontriamo disoccupati, incontriamo operari, ma è la verità che il mondo è un disastro oppure è una cosa che ci stiamo costruendo noi nella nostra fantasia? Io credo che sia la verità, perché basterebbe guardare i contenziosi delle banche, basterà guardare tutto quello che la sede non ha risposto, basterà guardare quello che l'Inps non risponde, e io dico che facendo le statistiche sono convinto che facciamo, stiamo dicendo la verità, purtroppo è una brutta verità. L'Italia l'anno scorso nel 2011 punta oggi in recessione, ma c'era bisogno di una recessione, già lo sappiamo, meno 0,7, ma noi andremo nel 2012 ci sarà un disastro, nel 2012 ci sarà ancora peggio un disastro, perché non è che ci sono misure correttive a questa nuova finanziaria per lo sviluppo, ci sarà qualche fesseria, perché sono per genere, sono per genere. E allora come fare? Ecco perché avevamo detto a Lombardo, scusate, quei 2 miliardi di PSR del piano di sviluppo rurale, chiediamo a Roma, facciamo una conferenza Stato-Regione, la Sicilia si mette in moto, faccio da capofila e faccio la conferenza Stato-Regione a Roma per chiedere al Ministero dell'Agricoltura di dire a Bruxelles di utilizzare questi fondi comunitari che sono erano circa 2 miliardi di euro in deroga alla norma comunitaria utilizzati in Italia nel sistema dell'economia siciliana. Poi vediamo come ammibile per le aziende agricole, perché se si muovono le aziende agricole, come tutti i siciliani sanno, se qui si muovono le aziende agricole, credo che si muovono l'artigianato, il commercio, si muovono tutti, perché poi è un meccanismo che si mette in moto, anche l'edilizia. A questa domanda non è stata mai data risposta, mai. Oggi che cosa abbiamo scoperto? Che nel rincontro non è più quel rincontro con Lombardo, c'erano 700 milioni di euro liquidi, pronti, perché ci ha detto la Barresi, che è dirigente dell'agricoltura. Dopo l'incontro con Monti Lombardo è successo che siamo andati non operiamo a chiedere, anzi no a chiedere, ci è stato detto dal segretario particolare, perché Lombardo non è potuto venire, ci è stato detto che praticamente i 2 miliardi di euro del PSR erano tutti impegnati. A quel punto veramente ci siamo chiesti qual è la verità, i 700 milioni di euro esistenti o quei 2 miliardi impegnati? Ce lo siamo chiesti, non ci siamo dati la risposta. Dopo qualche giorno sono arrivati i fondi, gli ispettori dei fondi ministeriali, dei fondi comunitari. E questa è la risposta che ci siamo dati. Praticamente avevamo ragione a pensare male, poi qualche volta a pensare male ci si azzecca, no? Ma non è che niente di questo 2 miliardi sono io a spesa corrente, che dico, quante tasse sia così? E se strumenti invece erano iniettati veramente nel mondo dell'economia, anche agricola, non è che probabilmente avremmo fatto le partite del volano, nel frattempo avremmo fatto magari qualche legge per il tallonamento, nel frattempo sarebbe arrivata la forestata di mercato, nel frattempo sarebbe arrivata la finanza alla vittoria, probabilmente qualcuno capisce che non si può più fare l'allontanamento perché le cose stanno stringendo, e quindi 2 miliardi di euro e magari una legge più stringente per quanto riguarda per far deporre tutti quelli che vogliono fare l'allontanamento, che poi alla fine hanno oggi una pena di 600 euro e una denuncia per delitto. Avevamo detto e l'abbiamo messo nella piattaforma, facciamo che chi vuole fare l'allontamento, chi vuole allontanare l'altro, i Monteplay, si piglia una bella condanna a 5 anni di sequestro dell'azienda e così ci pensa qualche volta prima di fare l'allontamento. No, ci mette che l'altro è polacco nello scatolo, non è latte siciliano. Però tutto questo è una serie di meccanismi che non arrivano perché il pachiderma della politica non si sposta. Oggi con questa notizia veramente io mi sento male, perché sono convinto che noi nei prossimi giorni dobbiamo decidere da farsi, che però non può essere la manifestazione semplice a Palermo o a Roma o dappertutto, non può essere quello. Questa volta, e io chiudo, se andiamo a Palermo, lo dico a Palazzolo, la stampa mi prenderà a pugno. Stasera lo diremo a Modica perché stiamo andando a Modica. Stavolta chiederemo ai 90 deputati regionali, al presidente della regione, agli assessori, di dividere la casa, ma rimarremo lì in Sanatini perché altrimenti andiamo nel palazzo. Questa volta veramente, perché l'abbiamo detto la volta scorsa, io la diffida, per la volta scorsa è stata la diffida al governo. Se questi sono i risultati, se c'è l'impotenza della politica, ne dobbiamo prendere atto. Non potremmo tirare un altro anno da così. Qui ci sono suicidi, fallimenti,
chiusura di negozi, che potremmo controllare, insomma, andiamo a fare la religione e decidiamo come fare. Andiamo a fare la religione e decidiamo come fare. Perché non possiamo governare e essere governati da gente che non ha attivo a farsi rispettare a Roma e soprattutto da gente che non vuole, perché non può fare. Perché quando Lombardo va a Roma e gli si dice hai 14 miliardi di euro disponibili e non li hai spesi perché hai speso il 10%, nessuno può dire che non è vero. Però quello che hai visto, ha avuto la spesa comunitaria pronta, liquidità pronta che non è stata spesa, nel 2024 tu spendi 14 miliardi, 2 miliardi di ISR e 12 di spesa per i fondi strutturali, questi erano soldi che erano messi in circolo nel territorio siciliano, qui si faceva occupazione, si metteva in modo qualcosa, almeno si metteva in modo qualcosa, nemmeno quello, quindi chi può alzare la voce? Se non potete più alzare la voce, forse è meglio mollare e andarsene a casa. Perché non perché vogliamo mandarvi a casa, ma perché vogliamo un governo regionale che possa governare i siciliani e dargli una prospettiva, così prospettiva non c'è. Grazie Mariano Ferro, ha spiegato bene, lungamente, le motivazioni della protesta, ma già li conoscevamo, li sappiamo, li viviamo ogni giorno sulla pelle sia degli imprenditori, dei piccoli artigiani, dei commercianti, che anche nei cittadini e nei dipendenti, perché poi sono gli ultimi anche a pagare, sono i dipendenti di queste aziende. Bene, lascio la parola al sindaco e poi ho fatto così perché per non interrompere nessuno, poi eventualmente siamo liberi di instaurare un discorso, di fare domande sia a Mariano Ferro, rappresentante dei Forconi, sia al sindaco come amministrazione per la politica in generale. Prego, sindaco. Allora, buonasera a tutti e mi alzo come mi fa piacere tutti in faccia. Io fin dall'inizio ho seguito i ragionamenti con quelli che sono le rivendicazioni da parte del Parlamento. Tra l'altro con Mariano Ferro abbiamo avuto un paio di contatti telefonici in cui mi invitavano a degli incontri una volta a Catania, una volta a Natale. Io altrettanto negli incontri non ho potuto andare già per altri impegni che avevo preso fin dall'inizio, però ho detto comprendo quelle che sono delle rivendicazioni. Comprendo quelle che sono delle rivendicazioni e in qualche modo quindi ne sostengo quella che è la linea di pensiero. Devo dire però da subito che non ho condiviso il metodo della rivendicazione, quello dello sciopero per il golfo in statale, ho avuto modo di dirlo subito a Chiena, Diana, da un momento all'altro improvvisato nel blocco, perché le cose vanno fatte sempre in maniera organizzata e in maniera comunicativa. Cosa voglio dire, nel momento in cui mi ritrovo io da sindaco un paese come Saracinesca passata e mi ritrovo un paese che è sostanzialmente ingessato, allora dico sostanzialmente o io forse non ho compreso nulla o forse qualcuno ha dimenticato a comunicare questa cosa o forse sostanzialmente avremmo dovuto procedere diversamente. Chiudendo questa parentesi, però alla base ci sono delle motivazioni che uno ovviamente da sindaco e da cittadino non può che comprendere né nello stesso tempo non condividere. Per questo quando mi è stato chiesto, dice facciamo un presidio davanti al comune, facciamolo, perché deve rimanere il segno di quella che è la piattaforma rivendicativa di questo movimento. Facciamo un incontro, facciamolo, dobbiamo fare dell'aula consiliare perché è l'aula della discussione, c'è l'aula in cui sostanzialmente gli eletti, i cittadini si incontrano per dibattere quelli che sono i problemi della comunità, quelli che sono i problemi sostanzialmente che attraverso il territorio e eventualmente ipotizzare le soluzioni di identificazione, ipotizzare quelle che possono essere anche nell'eventuale soluzione al problema, ammesso che a livello locale delle soluzioni si possano trovare. Detto questo, io avrei da dare un'indicazione, per non dire un suggerimento. Io sono convinto che quella che è la battaglia, tra virgolette, deve essere condotta su una piattaforma rivendicativa
che vanno esplicitate da punto per punto e per poco ai cittadini, perché i cittadini così possano comprendere sostanzialmente che il movimento di Forconi, o comunque il movimento in generale di malessere che vive nella comunità, che vive nella regione, che vive nella nazione, possa essere sposato, possa essere compreso e essere subito condiviso in quella che è la forma di azione, di protesta che si sta mettendo in atto. Per questo ho sempre detto a coloro che mi hanno chiesto, perché io un giorno poi la mattina in cui tutti i commercianti avevano seduto della zona al comune, sentono ma lei, ma sabato quando nato, sabato quando nato. Francamente dico, non lo so, ma ci stiamo adoperando affinché non si creino disservizi per la comunità. Però nel frattempo ho cercato di spiegare, ho cercato di esplicitare, di comportare. È una forma di protesta, è una forma di un movimento che vuole porre l'accento tanto su quello che è il caro carburante. Tra le tante altre cose, perché qui potremmo enumerare tante altre cose, ma il caro carburante è ovvio che è una cosa che interessa direttamente ognuno di noi come cittadini, per il fatto stesso che ci spostiamo con la macchina e abbiamo necessità, sia per motivi di lavoro, sia anche per motivi volontari, di spostarci con la macchina. Se prima ne mettevamo una certa quantità di gasolio in macchina con 50 euro, oggi ci accorgiamo che con 50 euro ne mettiamo perfettamente la metà o comunque la metà. Ma è ovvio che il caro carburante va a toccare quella che è la vitalità o la redditività di intere categorie, dagli autotrasportatori che ovviamente vivono con gli autocarri e il trasporto di merci e il sistema vive. Di trasporto di merci e di una categoria che già particolarmente provata, che è quella degli agricoltori, per non andare particolarmente nell'ottanta categoria che si abbassa fino a un certo periodo di quello che era l'agevolazione sul carburante agricolo e che oggi sostanzialmente non si può avere nella stessa agevolazione o quantomeno è parificata quella che era l'agevolazione di una volta. Come non comprendere le motivazioni nel vincere e un movimento che pone l'accento e anzi sottolinea questo problema? Come non comprendere le motivazioni di una dedicazione di una categoria, quella degli agricoltori, quella degli autotrasportatori, perché io tra l'altro ho avuto la fortuna e sfortuna di vivere nelle vicissitudini di entrambe, da una delle come nei tecnici dell'agricoltore, dall'altra come figlio di autotrasportatori. Oggi mi rendo conto che gli autotrasportatori sostanzialmente hanno gli stessi prezzi di quelli che 15 anni fa, 20 anni fa, come su tutta una serie di materie che prima che si sono commentate, e così come per allevamento, gli agricoltori e gli allevatori discutono gli stessi prezzi di 20 anni fa a fronte di materie prime che sono commentate. Io per questo mi comprendo, però sono dell'idea che noi dobbiamo perseguire quelle che sono le forme di protesta democratica all'interno diciamo anche delle regole e sbattere la testa o fare sbattere la testa a qualcuno, ma sono quelle che sono effettivamente le varie problematiche. Ora, quando vi parlano dei 2 miliardi del PSR di soldi, purtroppo noi sappiamo pure bene che un altro soggetto con il quale andare a sbattere la testa è la burocrazia europea, che in qualche modo purtroppo viene emulata nella maggiore delle maniere a livello che poi locale, a livello regionale, a livello nazionale, perché la burocrazia europea ci sta uccidendo, perché da un lato anche gli allevatori, gli agricoltori danno il commentino su quello che è il blocco dei prezzi, dall'altro lato per poter a quello che è poi il finanziamento per il primo insediamento, per quello che è il finanziamento per l'investimento in azienda, chiede tanto di quelle carte che si tramutano in banche regionali, che ne rende difficile a tutti poter entrare in questo consiglio. Lì intravedo un altro elemento sul quale andare a chiedere insistentemente a livello regionale da spendersi nella sede opportuna, che è la semplificazione
per l'accesso a quelle che sono le risorse dei fondi comunitari. Oltre al caro carburante, ne sta aggiungendo un'altra cosa che è una cosa sacrosanta, perché io già comprendo che la lavoratore, intanto se deve affidare il tecnico, un tecnico prima di presentare le stanze già ha bisogno di soldi, quindi è a fare già un attimo, per dicendo, bullet, contro bullet, già deve andare a spendere le sue soldi. Ci vuole la semplificazione per l'accesso ai conti pubblici. Non si può pensare di fare selezioni per poi dopo nella selezione con la burocrazia far entrare di quelle che sono delle forme, le linee, le diciamo distinte delle, che vengono le fornite per far entrare i progetti seri. Ci vuole la semplificazione, su questo secondo me si deve ulteriormente puntare, perché la palestra quando dice ci sono i 700 milioni, ma anche se sono liberi, così come li stanno proprio dentro, è come se fossero già bloccati, perché l'azienda per poter partecipare ha bisogno poi di quella quota di cofinanziamento che fa il progetto per l'ammodernamento dell'azienda di 100.000 euro. Se hai a fare 100.000 euro, non mi servono già 50.000 euro, 50.000 euro è più. Quindi qui sorprendo un altro discorso, le aziende vanno sostenute in quello che è l'accesso al credito. E cose che prima c'erano e che oggi non capisco perché non si potrebbero riproporre. Sono due elementi, secondo me, sui quali interrogabilmente, indipendentemente di tutto, una porre l'accento e chiedere con insistenza la semplificazione, perché si vedono i consorzi tipici, sostanzialmente, che a un certo punto poi non funzionano, non mi garantiscono sicuramente l'agricoltore. Quindi per l'artigianato qualcosa la fanno per l'agricoltore. Ora una volta c'è il fondo di innovazione del testo, che alla fine era una cosa di accesso al mercato del pubblico. Non la voglio fare lunga la discussione, ma per dire che la piattaforma rivendicativa secondo me deve essere esplicitata bene nei punti e su quei punti eventualmente chiedere conto e chiedere conto anche su quella cosa che alla fine non hanno un costo. Non si può venire a avere la risposta, non si può fare perché siamo in crisi, non ci sono soldi, l'abbiamo capito tutti e non si può fare. No, dobbiamo chiedere delle cose che si possono fare a costo zero e che si possono fare, perché poi diciamo fatta la legge sulla semplificazione, ma ora la dobbiamo applicare. Quando un padre dice ha fatto la legge sulla semplificazione, dice una cosa giusta, però sostanzialmente in questo momento è inapplicata. È inapplicata perché si vede che il banco non è cambiato nulla, cioè uno delle difficoltà della prima, io da tecnico mi di difficoltà a fare un progetto sostanzialmente, e difficoltà ancora ora perché mi chiedono 1.000, 2.000 cose per accedere a un banco che alla fine uno fin dall'inizio dice non ci va a decidere, perché intanto non è, ci non deve accedere, perché così come è impostato capisco che effettivamente io ho un grosso problema. E queste sono le cose che io da sindaco, nel mio piccolo, mi sforzo anche di dire, insieme all'ANCE, che è il sindacato che mi rappresenta, insieme a tante altre cose, e che secondo me, come nel movimento, ma anche questo mi sento, perché quello che è il discorso delle accise sui carburanti, io l'ho condiviso da tutti i ragionamenti legati al fatto che abbiamo le raffinerie, ma sulle semplificazioni, su quelle che sono effettivamente le cose a costo zero, li dobbiamo pretendere. E ve lo dice uno che vive all'interno della pubblica amministrazione, dove si accorge che il principale problema è la burocrazia, ma la burocrazia è legata anche al fatto che votiamo leggi così con tanta facilità dall'Unione Europea che alla fine chi li pensano ovviamente vedere le loro realtà? Noi votiamo senza sostanzialmente discernere quali sono le nostre vite e poi vediamo le conseguenze. Su queste cose mi raccordo che è giusto che si faccia la battaglia sull'accordo del Marocco, ma anche lì sostanzialmente è da fare capire che non è solo un problema del corpo, è un problema diverso. Noi abbiamo dei nostri prodotti che devono avere dignità di poter andare anche al corpo senza scontare le problemi che sono in pedaggio, ma basta sempre dallo snellimento delle cose. Ed è una cosa che io in qualche modo consegno la riflessione. E chiudo perché non la voglio portare più tanto per tutto. Noi siamo nella realtà e per fortuna nei piccoli paesi queste realtà ancora esistono, in cui possibilmente se andiamo a cercare non ci sono professori dei partiti,
ma c'è gente sostanzialmente che si spende proprio per l'interesse nell'inglese, portare avanti la cosa nell'interesse della comunità. Io non sono un aggiuntivo, così sono vendere che in questo momento si stanno collaborando tutti. Che alla fine se c'è da spendere, se non guarda in faccia la sede, c'è il presidente che è dell'Olimpiado, c'è il presidente dell'ANM, dell'FPM, non lo guarda. Guardo per vedere che sono effettivamente poi i messaggi che sono stati chiari con queste cose. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire sostanzialmente una cosa. Abbiamo capito tutti che dal pasto sta partendo un messaggio chiaro, che non necessariamente bisogna essere allineati per fare le cose, ma bisogna proporre delle cose che oggi, anche a questo senso, possono effettivamente in parte ipotizzare un sistema. Può essere un sistema più a misura d'uomo, un sistema più a misura di impresa. Si sa che poi l'impresa deve competere a livello nel mercato, in questo mercato difficile, ma anche vedete che oggi la pubblica amministrazione non deve operare per complicare. La pubblica amministrazione deve operare, e quando parlo di pubblica amministrazione parlo del sistema pubblica amministrazione, non solo del politico. Deve operare per semplificare la vita. Da battaglia che quotidianamente faccio all'interno del comune, perché è ovvio che dopo 40 anni, 50 anni di mentalità di operare in questo modo non è semplice, è uno subito cambia modo, e che noi dobbiamo fare anche attraverso questo movimento a livello provinciale, a livello regionale, dove si annidano gente che rimanendo negli uffici prendono frontalmente che tante volte non tengono conto. Quindi da questo punto di vista massima disponibilità, ma sempre nelle volte che noi ne dobbiamo ne rimanere in una situazione nell'incentività e in una situazione in cui chiede ci vengo, chiede ci ascolta da nessuno, capisce? Siamo 15, ci 15 sono? Consiglieri. Ci sono? Allora, i consiglieri sono stati, ce ne sono due presenti, tre, ce n'erano sette presenti, sono stati avvisati tutti, sono venuti in mano. È proprio questo. Sono stati presenti. Proprio questo. Sai, io come lo leggo, ma da ignorante, non da papà. C'è anche due assessori presenti. Ma da papà, perché io scendo come madre siciliana c'è. Per strada, no? Lo leggo come uno sbollamento. Con un disinteresse verso il popolo, eppure sa cosa stiamo dicendo? Quello che dicono i politici quando si candidano, non stiamo dicendo niente di diverso. Io vorrei sapere, per esempio, io scendo in campo come donna che si lamenta delle politiche sociali nella nostra Sicilia,
Le politiche sociali qui come stanno? Va tutto bene? Ma perché io alcune volte mi sento una folla non vedendo qui alcun consigliere? Da chi sono stati eletti i consiglieri? Democraticamente eletti. Ma come mai non incontro nel popolo oggi? No, ma non voglio domandare, perché a meno che allora dico io sono una folle e allora scendo in strada come folle, no? Allora io vorrei, assolutamente vorrei, anzi lo esigo come donna che non si sente più rappresentata da questa fascia politica e come madre soprattutto, che la politica scenda dagli scranni, si impasti nuovamente con le storie di vita di ognuno e poi risalga per rappresentarci. Perché scusi, ma chi sto parlando? Al sindaco? Dove sono i consiglieri? Questa è la realtà, signora, lo dovevo dire, lo so. Scusi, ma posso dire quello che penso? Scusami, faccio finire la signora e poi la lascio con la lei. Ad uno se no non capiamo più. Prego, signora. E io volevo dire a Mariano che Mariano avrà sempre la forza di andare avanti, perché noi siamo la verità, non la politica. La politica non è la verità. Non è la verità la politica, perché oggi qui a vedere queste madri e padri siciliani dovevano esserci tutti i consiglieri. Solo questo volevo dire. E nessuno di quelli che rappresentano oggi il cittadino possa dare giudizi nell'andamento di un movimento che è puro, perché parte dal basso. Ma se non si sa riorganizzare manco un partito, come si può pensare di organizzare un popolo che è arrabbiato? Lo sentano i consiglieri che sono qui, grazie di sentirci, e ditelo a quelli che sono comodamente a casa. Noi rappresentiamo la legalità, perché noi chiediamo la legalità e non chiediamo pezzi, agricoltura, cose. Chiediamo il rispetto della vita, della dignità di un popolo. Chiediamo lo statuto siciliano e voi ve ne dovreste fare sin da subito attori, perché avete il potere. A noi l'unico potere è la protesta, in qualsiasi forma venga fatta. Grazie. Grazie signora, prego. Per chi non mi conoscesse. No, io direi alla fine di certamente, perché non intendevi dire quello che ha detto la signora. Prego. Io sono, appoggio pienamente ciò che ha detto la signora. Dov'è i consiglieri comunali e gli assessori quando le persone erano per strada? Volevo correggere solo in questo la signora. Signora, lei quando devi fare 5, 6, 7, ma anzi lo già fatto. Per strada non c'era. Per strada c'era il popolo, la gente che aveva veramente bisogno. Lei deve rimanere scusa. L'aggiorno io. Almeno che io ero per strada, io commerciante, io non avevo bisogno di soldi. Bravissimo. Io venivo scusate, poi l'appoggio pienamente. Non facciamo bocca a risposta. Cioè chiedete invece a Mariano Ferro o al sindaco semplicemente di trarre buona conclusione. Io ho finito. Allora, grazie. Allora, prima che si prendono
di non controllare quello che dicevamo, ma di intervenire creativamente a questa riunione. Ma solo per poi ognuno può parlare per un quarto d'ora, è libero di parlare. Come no? Prego, la cosa. Volevo dire alla signora e ad Antonio, nonostante sono un po' con anch'io, e soprattutto fiero di esserlo, perché è una lotta che riguarda i miei figli, no? E vado io, ho figli come lei, signora, sono il titolare di un'azienda agricola. E le posso dare la mia parola d'onore, e lo dico con orgoglio, che su Palazzolo, a discapito di quello che si possa dire, ho avuto più vicini, quello che lei prima ha detto dove erano i politici, sono stato appoggiato dai miei concittadini, non li chiamo politici, sono stato appoggiato da Carlo Cipretta, dall'assessore all'agricoltura e da tante altre persone che sono venute al presidio o al tocco dove eravamo noi e mi hanno semplicemente chiesto finisce di sempre qualche cosa. Quando noi eravamo lì la notte sono venute, signore, signore, glielo posso garantire. Antonio, li hai visti anche tu, è venuto Paolo Santoro, ti posso fare nove cognomi. Se è stata una visita di cortesia dell'avvocato Sandalo, di Carlo Scipetta e di altre persone, non mi interessa la cortesia, però sono venuti quei 10 minuti, quella mezz'ora, le posso garantire che siamo stati una sola voce, non c'era il sindaco, c'era un corpone come me, come a lei, come a Magana, che era grande esaltato, sapete, mi hanno detto, Cittaruse, continuiamo, non continuate! A discapito di quello che hanno detto tanti miei paesani, cittadini, mamma e papà, come voi e come me. Dici no, continuate, così non ha detto continuare, assessore non ha detto continuare, l'avvocato non li sto difendendo. Sto dicendo come sono andate le cose per mettere i puntini su lei e parlo per Palazzo Lattelli, signora, grazie. Noi siamo qua per discutere di un altro discorso. No, scusa, ha chiesto la parola, signora, non so il nome, scusa. Sta domanda, prego, poi tu concedo. Prego, signora. Volevo semplicemente rispondere al dottore, signore, praticamente prendiamo atto che forse evidentemente c'era qualcuno, ok? Però guarda caso io questa sera ne vedo ben pochi, quindi questo discorso va un po' in contraddizione a ciò che lei ha appena ammesso, quindi mi lasci il dubbio quantomeno di poter pensare, cioè condivido, sono convinta che lei abbia detto sinceramente quello che è successo, però io ho dei forti dubbi visto la non presenza praticamente dei politici. Ma quelle persone che erano ma non possiamo pretendere che vengano perché sono pagati, obbligati. Scusatemi, sono pagati, sono pagati. Come io vado a lavorare, sono pagato per fare. Scusi, non è vero che sono pagati, anzi, non è vero. Non prendono una centesimo. Non sono obbligati. No, non prendono niente cittadini, no, niente cittadini, niente assessori. Devono seguire solo lei, per come siamo venuti noi. E basta. Noi siamo venuti qua per il signor Ferro per portare avanti un discorso. Noi dobbiamo trovare un modo, come ha detto la signora, di fare la Sicilia indipendente. E basta. Questo. Perché tutto quello che esce dalla Sicilia viene pagato. Io prima che fa la cappuccia. Quello che è il nostro obiettivo, di basta, non l'ha mai. Io non lo chiedo al signor Ferro. Ma no, sono tolti i presidi. Scusate, non ero un consiglio comunale, scusi, consigliere Spada, scusi. Signor Spada, non è un consiglio comunale, lei è stata data anche a me. Scusa, ora le lascio subito la parola. Non ero un consiglio comunale, lo sanno tutti i consiglieri, perché io in qualità di presidente del consiglio ho avvisato tutti. Siamo andati anche quando c'è stato il presidio a Palazzo. Con calma, di fare la protesta con calma, come è stata fatta, che l'abbiamo ribadito in tutti i posti, perché è giusto protestare con questa forma di politica. Noi siamo dei politici amatoriali, non siamo di professione,
siamo amore. Cerchiamo di fare quello che possiamo fare, lo facciamo bene, lo facciamo male, siamo anche cittadini a decidere come è giusto che sia in democrazia, sia deciso. Quello che devo dire poco fa, e rispondo a lei, sono basta, non intendevo dire di non dare la parola. Vi non vale un'interlocuzione nella riunione personale su quello che dico io, su quello che dice la signora, su quello che diceva la Ferro. Dicevo di parlare in generale per dare un contributo utile a quella che la riunione aveva fatto di protesta. Se sto sbagliato, qualcuno mi può riprendere, va bene. Subito mi ha chiesto la parola del signore, la lascio subito a lei, va bene? Prego. Signor Ferro, io voglio... No, scusa, allora, lascio la parola dopo, ma glielo fermo, voleva dire una cosa, scusa. Allora, scusate, Mirella, Mirella, voglio dirvi questo. Ieri è stato convocato il Consiglio Comunale di Palermo. Caro, non è stato convocato, ma un Consiglio Comunale. Ieri è stato convocato il Consiglio Comunale di Palermo, mi pare, se non vado errato, che siano 50 consiglieri. Ce n'erano 12. Quindi chiusa la polemica, sai perché? Ma chiusa la polemica perché questa è la statistica regionale. Ora, ma tu pensi, scusami, quando abbiamo fatto, abbiamo parlato della nostra piattaforma all'Assemblea regionale, su 90 deputati. C'erano 12 deputati, 12 deputati su 90. Mirella, non ne serve, chi stai? Bisogna prendere atto, quindi dico non serve qui fare ora la polemica a Palazzoni, ma non serve a nessuno, poi il problema non è quello, non è questo il problema. Ormai di questo abbiamo detto, giriamo facile, cioè, non è questo il problema è la domanda madre di tutti è come si fa per cambiare pagina? E io mi credo che sia veramente il sistema talmente incartato, talmente disinteressato, talmente fuori dal mondo, che la risposta è troppo difficile. E lì è il fulcro del problema, è quello. Ora, la politica che dà un esempio, cioè un grande esempio per fare una cosa, eventualmente chiedere ai consiglieri comunali presenti di fare un documento per dire alla prefettura e a Roma, amici miei, in Sicilia c'è aria delle morti, scrivetelo pure. C'è fame, c'è fame, c'è chi lo abbiamo bisogno di capire. Io e te siamo insieme perché c'è fame da casa tua e a casa mia. C'è quelli fame. Che sono stati nei presidi sono tutti affamati. E allora se quelli che sono di affamato sono un uomo di affamato. Scusami, non lo devi chiedere a me, abbiamo usato questa cosa. Io usai, io ne sono rimasto magari. Però il problema è uno, non lo dobbiamo dire qua. Qui vi dovete mettere in moto, quei pochi che siamo qua, vi dovete mettere in moto perché Palazzolo la prossima volta, e non fra 20 giorni o fra un mese, perché avevamo detto di farla il 21 di marzo, la faremo molto prima, vi dovete mettere in moto, e io dico questo pure al sindaco, attenzione, perché probabilmente questa cosa chiederemo stavolta a commercianti, artigiani di venire a Palermo, tutti significa aziende, imprese, chiudere le attività per un giorno, come se fosse fatto. Molte volte con le festività sono festività sudere e si chiude per quello, perché è un rosso nel calendario, a questo punto lo facciamo noi il rosso nel calendario, per dire a Palermo a questa amministrazione regionale, perché purtroppo noi abbiamo questa, perché qui è, o si scelta di dare delle soluzioni, o ripeto, non c'è altra soluzione, se ne dirà a casa e andiamo a farci un governo nuovo, un governo regionale nuovo che decida delle sorti del futuro dei siciliani. Ancora così stare in agonia senza continuando a fare con le frecce oppure con la trasfusione di sangue, mi pare che non sia la cosa giusta, quindi qua c'è da fare una cosa, bisogna tagliare e stempare prima che il cancro eventualmente riuscire e vedere di fare una bella vita della vita. Grazie, ma non operato, chi chiede la parola? Ah, chiesa signora, scusa, non l'avevo dato, prego, mi scusi ma non c'è no. E poi c'è la bocca. Io innanzitutto direi di ringraziare i consiglieri che sono qua e non attaccati, perché magari avessero una Siracusa queste persone che non abbiamo purtroppo. Pochi o assai che sono qua presenti, volendo potrebbero stare anche a casa. Però se noi partiamo dal presupposto di fare la guerra tra noi, continueranno a vivere sia a Palermo che a Roma, perché ci prendono per i credini. Però non posso accettare una cosa, la fama qua è troppa, io grazie a Dio lavoro, mia moglie lavora, ho una casa e non avere motivo di manifestare, ma sono tutti i giorni in piazza, metto soldi di tasca perché non è Berlusconi, Mariano Ferro, ma è un operaio come noi, uno che si alza alle 5 di mattina per andarsene a lavorare. Non posso accettare però da Mariano quando io sento se portiamo a casa un pezzettino di statuto, noi le mose non le vogliamo.
noi siamo con lui in tutto e per tutto, anche a scendere come la Grecia in guerra, perché non ci fa paura questo, perché la fame è troppa e non intendiamo fermarci e non ci fermeranno loro. Però il discorso è uno: continuare con la demagogia o aspettando le false promesse non serve a niente, a nessuno. Quindi noi siamo con te e non ti abbandoniamo. Se anche siamo pochi qua, saremo molti sulle strade, te lo assicuro io. Noi a Siracusa ci stiamo muovendo tantissimo, e come vedo anche Palazzolo, e come vedo, perché le persone ormai sono stanche. Quindi non allunghiamo troppe tempi, stringiamo, decidiamo, perché qualsiasi essa sia, anche un'azione pesante non ci fa paura, perché tanto mafiosi siamo se stiamo a casa, mafiosi siamo se scendiamo in piazza, mafiosi siamo se scioperiamo dei nostri diritti. Lo statuto è il nostro diritto, non è un favore, non è una cortesia, e non ci fanno niente né Palermo né Roma, ci danno quello che noi siamo. Perché se Bossi esce dal balcone e dice stronzi a Roma, bastardo, fa così, lo applaudo tutto e sono con lui. E allora se Mariano deve diventare Bossi, che ben venga, noi siamo con lui e non ci fermeriamo. Però stringiamo i tempi, decidiamo e andiamo avanti. Bravo. Grazie. Bravo. Salvatore Cordano, parlate, chi chiede la parola, io sono bello. Allora, prego Cordano. Peso, due domande, una al signore. Signor Peso, lei non pensa che quello che si sta facendo oggi con queste subunioni sensibilizzare i cittadini, perché veramente quello che ha messo nel cantiere, quindi i problemi che ci sono tanti, sia per gli agricoltori sia per la popolazione. Anziché cominciare come si è cominciato con la battaglia che ha detto il sindaco, che io sono pienamente d'accordo con il sindaco, a parte il fatto che non mi vorrei trovare nei suoi panni, così come ha detto nelle ultime parole per quanto riguarda il movimento, cioè dire, non pensa che i problemi che ci sono, e sono tanti, non dovrebbero partire proprio dalle amministrazioni locali, provinciali e regionali, perché è lì che dobbiamo porre un problema. Prima domanda. Seconda domanda. Come pensa di risolvere il problema, considerato che il movimento dovrebbe smobilitare, nel senso che i problemi sono tanti, ma quello che si può portare a casa è talmente poco che o ci togliamo dalla mente di portarla avanti, oppure bisogna fare la guerra. Perché quando lei dice che a Palermo non ci deve andare come è stato fatto a Roma, cioè dire bisogna cambiare musica, e la musica secondo me dovrebbe essere quella di fare la pesa per me. Ah signor Sindaco, il responsabile del movimento gli ha fatto una proposta ufficiale dicendo che la politica, i partiti oggi hanno fallito, però invitava a mettersi la fascia e andare dai partiti, da Berlusconi, da Bersani, dimenticando che ci sono anche gli altri partiti, c'è Casini, c'è Fini. E lei secondo me non ha risposto a questa domanda, cioè a dire andare dai partiti e dire di togliere il fastidio e andarsene a casa. Ora io vorrei, e ho chiuso, che il problema non parte da oggi. Oggi forse c'è questo movimento, abbiamo il piacere di avere qui tanti giovani, ma non parte da oggi. Chi lavora, chi ha lavorato e continua a lavorare, se ne accorge che non ce la fa più. E allora
dobbiamo cominciare a mettere in testa non solo ai giovani, ma anche a quelli che giocano oramai non sono, come me, di girare la pagina. Ma girare la pagina con chi? Con quale persona? Io per esempio vorrei chiedere a questo movimento se dobbiamo andare alle elezioni, a chi dobbiamo mandare? Se l'Italia, Sicilia compresa, è oramai arrivata dove doveva andare, a chi dobbiamo affidare le nostre sorti se non a noi stessi? E quindi cominciamo a capire che è passato tanto tempo e forse non ci abbiamo pensato in tempo per mettere mano e cercare di capire, guardando negli occhi alle persone che abbiamo mandato a fare i sindaci, a fare i presidenti di provincia, a fare i deputati a livello nazionale e regionale. Ci sono persone che non sono degne neanche di passare dalla piazza di Montecitorio, e questo non lo diciamo, lo nascondiamo, o forse ci fa comodo, ma bisogna partire da lontano. Perché io ricordo che ho letto in un libro che c'era una persona che diceva, ora per comodità di interesse personale non lo dico più niente, però si parlava dell'anno 1930. Questo signore descriveva e diceva che incontrava tanta gente, tante persone che si aggrappava pregando, non lo so a chi, a quale santo si sperava di Giuseppe Rocopelli. E poi ce n'erano tanti altri che bestemmiavano al più non posso, ma quasi pochissimi si domandavano: ma quando io potevo fare il mio dovere? L'ho fatto. Cioè a dire, quando abbiamo votato abbiamo fatto tutto il nostro dovere? Io penso di no, perché altrimenti non posso fare tutto. Ma non voglio andare fuori dal tema per la quale stasera l'amico è venuto qui a Palazzolo. Io mi presento, sono Pasqua, mi sono sentito con lei telefonicamente due volte quando è stato l'inizio del movimento, e faccio una premessa. Intanto mi ci tengo uno indignato, e lo sottolineo, di questo Stato italiano, perché da 40 anni